Sono Don Giannino Prandelli, prete diocesano bresciano, Fidei Donum in Venezuela dal 2002, quindi 21 anni. E il vescovo Sanguinetti in quel tempo mi aveva invitato a andare come missionario Fidei Donum insieme a padre Antonio Polana nel 2002 nella diocesi di Ciudad Guayana, per accompagnare il prete bresciano Fidei Donum, che già lavorava da tempo in questa regione, che era padre Adriano Salvadori. In questa stessa regione avevano lavorato altri preti bresciani, padre Damiano Moreschi e padre Riccardo Benedetti, che molti ricordano è morto tragicamente cadendo dalla cascata della Ponguau. La regione è una regione di foreste, una foreste tipo amazzoniche, quindi caldo umido, molti fiumi, acqua in abbondanza dalla terra e dal cielo, e che è diventata famosa per la scoperta dell'oro nel sottosuolo, per cui una zona era popolata fino al 1700 circa solo da indigeni, è diventata poi una zona alla quale sono affluiti personaggi, imprese, un po' di tutto il mondo per sfruttare l'oro e altre materie minerali importanti, tra l'altro il diamante. Queste popolazioni quindi sono state accompagnate e un po' limitate nel loro sviluppo dalla presenza di imprese e minatori che venivano da tutte le parti e hanno fondato nuovi popoli. I primi evangelizzatori però che hanno incontrato gli indigeni erano i cappuccini catalani, che già nel 1700 hanno iniziato questa esplorazione. Lo sfruttamento della zona a livello minerario si è data dal 1800 e continua in una forma abbastanza forte in questi ultimi tempi, anche per la situazione politica e sociale del paese, del Venezuela. Molte persone, per risolvere i problemi economici e di sopravvivenza, sono venuti in questa zona e si sono trasformati in piccoli minatori o hanno cominciato a lavorare nelle imprese che si sono moltiplicate con capitale straniero e privato, che chiaramente controllate per il governo. In questi paesi che non hanno più di 250, massimo 300 anni, però che si sono sviluppati in una forma massiva in questo ultimo tempo, sto lavorando, io ho iniziato in El Dorado e Las Claritas, che sono gli ultimi due paesini della diocesi di Ciudad Guayana. Poi nel 2005 il Vescovo mi ha invitato a occuparmi come parroco di El Callao, un'altra parrocchia sempre della stessa zona pastorale, che quando ho iniziato a lavorare aveva poco meno di 30.000 abitanti, adesso ha più di 100.000 abitanti, la maggioranza chiaramente sono persone venute da tutte le parti del Venezuela per cercare fortuna. La situazione, chiaro, è cambiata a livello sociale, anche a livello politico e anche a livello ecclesiale. Come parrocchia effettivamente noi lavoriamo soprattutto con le persone che sono del posto, che sono nate in questo paese e che hanno mantenuto la loro tradizione cattolica.
la maggioranza degli altri abitanti non partecipa alla vita della Chiesa cristiana cattolica, sono molti di comunità e gruppi protestanti evangelici, pentecostali o di altre nominazioni. E altri proprio non hanno interessi religiosi, semplicemente si dedicano al lavoro, anche pesante, a volte rischioso, della miniera. E la nostra attività pastorale è collegata chiaramente al programma pastorale diocesano, che è abbastanza interessante e si preoccupa di trasformare la presenza cristiana cattolica non già in una pastorale di conservazione, piuttosto in una pastorale di evangelizzazione. Questa trasformazione è lenta, però poco a poco anche i laici si inseriscono e apprendono e prendono coscienza di questa loro responsabilità. Il lavoro è grande, però è anche abbastanza interessante. Io spero che il Signore mi dia forza, salute per continuare, perlomeno tutto il tempo che mi danno a disposizione per rimanere in questa regione, in questa diocesi.